Buongiorno carissimi amici di Real Team TV, abbiamo il piacere oggi di ospitare un altro scrittore, si tratta di Damiano Leone. Buongiorno Damiano, benvenuto. Buongiorno Maurizio, grazie per essere ospite di questa vostra trasmissione. E volevo presentare appunto questo tuo libro che si chiama L'inizio della notte, un romanzo sul futuro. Leucotea editore, e approfitto subito per passare la linea alla nostra splendida Giusy, la nostra Queen. Buongiorno Giusy, benvenuta anche a te. Grazie direttore, buongiorno a lei, benvenuto Damiano, è un piacere averti qui con noi. Grazie Giusy, grazie per l'ospitalità. Allora, Damiano, scrittore, ma anche chimico, anche esperto, grande appassionato di storia antica, quindi insomma ti occupi, ho visto, di tante cose, però oggi parleremo insieme di questo tuo nuovo bellissimo libro che faccio vedere, ripeto, L'inizio della notte, un romanzo sul futuro, Leucotea Edizioni. Ho già visto che il romanzo ha avuto già un discreto successo e questo non mi stupisce perché effettivamente è una lettura molto interessante. È una lettura che già dal titolo, insomma, qualcosa ci fa intuire, effettivamente è una storia fantascientifica, però è un romanzo anche distopico, utopico, e questo magari poi ce lo spiegherai meglio anche tu. Ed è una storia che appassiona e ci lascia anche un po' di angoscia, ma non lo dico come critica, lo dico come un qualcosa di positivo, perché credo che tu vuoi anche attraverso questa storia mandare qualche messaggio, perché comunque si tratta anche di temi importanti che non sono poi così probabilmente purtroppo lontani, e quindi ci dobbiamo anche un po' svegliare, dobbiamo capire insomma che essere troppo sordi e ciechi può essere anche pericoloso per quello che riguarda la nostra umanità, la nostra specie. Ma allora, non dico troppo perché voglio lasciare a te la parola, iniziamo intanto a parlare di questo appunto romanzo, diamo qualche come dire, dritta agli amici a casa, dove ci troviamo, di che storia stiamo parlando, raccontaci un po' Damiano. Beh, diciamo che siamo in un prossimo futuro, no? Un futuro che non molti scrittori prima di me hanno descritto in modo non molto ideale. Cioè, siamo alle prese in questi tempi con problematiche molto pesanti, sia problematiche politiche, sia problematiche ecologiche, che sono legate poi, in fin dei conti, a quello che è l'azione dell'uomo sull'ambiente e sulla società. Ecco, io ho fatto, come appunto altri scrittori prima di me, ho provato a fare una, diciamo, una previsione sul prossimo futuro, e che però chiaramente non è molto positiva. E ci sono delle metafore in questo romanzo. La metafora, per esempio, di una nuova generazione di uomini derivati dagli esseri umani, che però sono eticamente superiori a noi. Non solo eticamente, ma anche la loro intelligenza, la loro forza fisica, diciamo, tutto la componente psicofisica è nettamente superiore alla nostra. E devo dire una cosa, questo romanzo qui nasce come completamente il proseguo di un romanzo che ho scritto una ventina di anni fa e si chiamava Lo spettatore. Ecco, in questo romanzo avevo fatto un romanzone a 500 pagine, tra l'altro, anche questo utopia, distopia, a seconda di come uno lo può interpretare. In questo romanzo c'erano già i germi dell'attuale L'inizio della notte. E il fatto è che qualche anno fa, rendendomi conto di quanto fossi stato, diciamo, un po' profeta in questa previsione, e mi sono detto che forse valeva la pena di completare quel romanzo e aggiungendo anche, diciamo, gli anni futuri. Cioè, mentre quel romanzo lì terminava nel 2010, cioè 10 anni dopo circa la sua composizione, questo qui, il presente, termina all'incirca nel 2060. Ecco, è stata la consapevolezza che gran parte delle previsioni che allora, un ventennio fa, avevo scritto, si sono rivelate, ahimè, azzeccate. Cioè,
e quindi appunto ho voluto scendere nei particolari e anche un po' specificare nei dettagli il perché e il per come, se non ci diamo una mossa a livello politico e sociale, il futuro probabilmente seguirà la previsione che ho scritto appunto nel primo romanzo, Lo spettatore. Diciamo che in questo romanzo ci sono anche alcune metafore, ovviamente. Ci sono uomini politici, tra l'altro, che non hanno i nomi reali. Cioè, sono stato, diciamo, consigliato dall'editore di cambiare i nomi reali mettendo nomi di fantasia. Però per chiunque leggerà il romanzo credo che sarà facile identificare i vari personaggi politici o livello di economia globale. Poi c'è anche lì la metafora appunto della nuova stirpe, no? Cioè, perché al momento attuale, sinceramente, io non vedo, né io né molti altri scienziati, non che io sia un scienziato naturalmente, io sono un povero scrittore che scrive sulla base di informazioni che poi mi vengono trasmesse da persone di chi sa più di me. Però se noi vediamo etnologi, fisici, eccetera, eccetera, tutti quanti ci stanno dicendo la cosa, guardate che se voi correte in una certa direzione non è che arrivate lontano. No? Ecco, cioè io ho provato a romanzare queste affermazioni purtroppo negative, creando questo romanzo che mi auguro poi alla fine non si realizzerà, almeno spero di no. Certo, perché come dicevo inizialmente è un po' angosciante la visione, però non è una critica, ma è appunto ti porta a riflettere, ti porta proprio a riflettere su quella che poi è la denuncia un po' che fai tu. E i temi sono tanti, perché comunque c'è il tema del potere, perché vediamo appunto questi vertici, questa multinazionale, questi uomini che tessono un po' le fila poi di quelle che sono poi le dinamiche di tanti della società, della finanza, del potere. Ci sono tanti argomenti anche legati all'ambiente, ci sono argomenti legati a quella che è poi un'altra, diciamo, strada particolare, che è la clonazione o la mutazione genetica. Ecco, hai anche affrontato questi due temi, mutazione genetica e clonazione. Ci vuoi dire qualcosa in più? Guardi, allora, io ho affrontato il tema della clonazione, ma soprattutto della modifica genetica, perché io non faccio il nome adesso, perché non vorrei essere smentito, perché potrebbe anche ingannarmi la memoria. Ma se ricordo bene, un uomo di scienza molto famoso in Italia, qualcosa come 25 anni fa, disse alla televisione di Stato che se non agiamo a livello della nostra genetica, non riusciremo mai a eliminare la parte più dannosa del nostro essere. In poche parole, aggressività, egoismo, altre faccenduole poco simpatiche del genere dovrebbero essere in qualche maniera limitate, potrebbero essere limitate geneticamente. Il fatto è che io auspico questo, cioè non auspico, io propongo questo perché, le ha detto prima che io sono un intenditore di storia, ed è in qualche maniera anche vero, perché ho studiato moltissimo la storia. E per quanto l'ho studiata, il mio giudizio finale, la conclusione è che gli uomini non sono capaci di vivere in pace. Non sono capaci di amministrare né se stessi, né l'ambiente, né il pianeta che ci offre. E questo è il motivo per cui ho introdotto una nuova stirpe derivata dall'uomo. Sempre gli uomini sono uguali, identici a noi. Però, appunto, sono eticamente superiori. Cioè, riconoscono l'importanza dell'ambiente, riconoscono l'importanza del vivere in maniera decente, assieme, di limitare l'aggressività. Poi, guardi, non passa giorno, lo sa lei meglio di me forse, anzi sicuramente, non passa giorno che ascoltiamo notizie terrificanti, no? Cioè, minacce di guerra e cose, robe che pensavamo, credevamo, ci eravamo illusi, fossero state accantonate. No, non è vero niente, perché l'uomo non cambia. E questo la storia mi ha insegnato. Cioè, l'uomo, così com'è, non cambia. Quindi, e questo è stato, diciamo, è stato obbligatorio quasi cercare una soluzione che trascendesse l'uomo così com'è oggi. E di conseguenza,
la modifica genetica e poi la clonazione, però la clonazione è collegata ad altre cose. Per esempio, potrebbe essere un mezzo per l'immortalità, no? Cioè, ripeto, altri scrittori prima di me l'hanno scritto, altri scienziati prima di me l'hanno descritto. Però effettivamente mi ricordo Arthur Clarke, un grandissimo scrittore di fantascienza, oltre che scienziato, a suo tempo disse che tutta la mente umana potrebbe stare in un piccolo chip da 10 cm di lato. Ecco, e lo disse questo 20 anni fa. E le cose, come stanno andando avanti, sembra che sia possibile questo. Certamente non ci siamo ancora, ma ci arriveremo. E quindi di qua la clonazione per acquistare, in effetti, l'immortalità. Che è un tema, insomma, che in qualche modo si collega, ma noi non dobbiamo spoilerare chiaramente tutto. Ecco, Damiano, ci sono dei personaggi, tu hai fatto una bella caratterizzazione anche dei personaggi, un profilo anche psicologico, cioè, perché abbiamo parlato di questi temi, ma il romanzo comunque è fluido, è scorrevole, è appassiona, quindi non dobbiamo spaventare i nostri... Sono più bravo a scrivere che a parlare. Non ci sono solo questi temi così, diciamo, preoccupanti, ma ci sono anche storie, personaggi che tu hai caratterizzato molto bene. Ecco, due in particolare sono molto diversi fra loro, però sono legati in qualche modo, e questa è una storia bella, senza dire anche qui troppo, però ecco, riferiscici chi sono questi due personaggi. Diciamo che in mezzo a tanti drammi o a tante visioni poco confortanti ci sono due personaggi, uno è Alexandros e uno è Eleni, maschio e femmina rispettivamente, che diciamo, Alexandros appartiene alla vecchia stirpe umana, cioè quella come me, lei e tutti quanti gli altri, mentre Eleni appunto è figlia di questa modifica genetica e quindi appartiene a una specie che è nettamente superiore all'Homo sapiens in tutto. E nonostante questa grande differenza, diciamo sostanziale, tra loro non nasce l'amore, perché Eleni vede per esempio in questo uomo una grande bontà, una grande disponibilità, un grande amore verso la natura, verso anche gli altri. Mentre per Alexandros, questa donna che lui conosce fin da quando era bambina, rappresenta l'ideale di quello che è una donna, no? E quindi si innamorano, insomma. Non è un amore facile, perché specie nell'uomo c'è appunto la consapevolezza della propria inferiorità, in qualche maniera, tra virgolette, se vogliamo, rispetto a lei. E sarà lei la donna che poi alla fine la convincerà che, per quanto questi siano diversi, diciamo, a livello mentale, psicologico, l'amore può nascere ugualmente. Cioè, la comprensione e la convivenza tra due specie diverse non è solo possibile, è auspicabile. E questo è un'altra fase, un altro tema, quindi avete capito che sono vari. In ballo. Ecco, quello che mi ha colpito, Damiano, è che tu, appunto, da appassionato di storia, no? Io prima di cominciare a leggere il tuo libro ho letto chiaramente chi eri tu e le tue passioni, e subito ho capito che si trattava di un romanzo non di storia, ma di altra, cioè di fantascienza, abbiamo detto, eccetera. Ecco, in realtà le cose non sono per niente staccate, perché la tua passione è comunque presente in qualche modo, perché il finale tutto sommato ci riporta a valori abbastanza arcaici, concetti antichi, quindi tutto sommato, un po' come dicevi prima, l'uomo non cambia ed è tutto un ciclo poi connesso, e quindi poi sono arrivata proprio a chiudere il cerchio dicendo, insomma, sì, è un appassionato di storia, in questo caso ha parlato di, diciamo, fantascienza, per così semplificare, ma in realtà poi è tutto più arcaico, è tutto, poi si ritorna sempre all'origine. Ecco, questo... La verità è che comunque io ho scritto anche un paio di romanzi storici, quindi uno si chiama Enkidu, edito da Leucothea, poi l'altro è Il Simbolo, che è un altro romanzone da 600 pagine, per parentesi, edito da Gabriele Capelli, e quindi un'esperienza nel romanzo storico mi è rimasta dentro, insomma, c'è questa traccia che ogni tanto emerge nei miei scritti, e c'è poco da fare, insomma,
Ma non è una cosa negativa, assolutamente, anzi. Anche e poi è bello, in realtà hai anche spaziato perché hai dimostrato di saperti occupare di più cose. Quindi. In effetti non mi piace, cioè amo cambiare, nei romanzi amo cambiare, c'è qualche argomento che mi stimola, che mi incuriosisce, una roba del genere, cerco di innanzitutto studiarlo molto bene. E una volta che l'ho studiato, se mi ispira, allora abbozzo un romanzo. Così è stato per tutti i romanzi che ho scritto. Se poi ho divagato adesso con questo, che non è un romanzo utopistico, o con altri che ho scritto anche temi diversi come la religione, eccetera, è il fatto appunto che ho trovato argomenti stuzzicanti che ho creduto, e anche a ragione a volte, visto che hanno avuto un discreto successo, hanno interessato anche il pubblico. Cioè le cose che ho detto si sono rivelate interessanti anche per i lettori. Assolutamente, ed è anche in questo caso di questo libro che abbiamo appunto detto in questa intervista sta già riscuotendo un buon successo e che anche noi consigliamo. Damiano, stai lavorando qualche cosa? Ti ha stuzzicato qualcosa? Sei al lavoro? Ci puoi dare qualche anticipazione? Guarda Giusy, io ho scritto 7 romanzi negli ultimi 20 anni, adesso comincio ad essere un po' troppo avanti con l'età, però... non è tanto che scrivere mi sia pesante, mi piace scrivere, specie quando trovo argomenti che so che sono importanti. E che oltre a scrivere poi bisogna imbattersi con quello che c'è, cioè, imbattersi e combattere con quelle che sono le esigenze editoriali. Come ho detto prima, per esempio, questo romanzo qui non porta certi nomi che avevo messo in origine, non solo di politici ma anche di scienziati, e questo mi è un po' dispiaciuto, diciamo. E così è stato un po' per tutti i romanzi, cioè alla fine dei conti, diciamolo francamente. Me lo disse, guarda, 20 anni fa la direttrice della NABU, che è una delle più grosse agenzie letterarie italiane che mi rappresentava all'epoca, mi disse chiaramente, guarda Damiano, il libro è stupendo, parlavamo del singolo, però rassegnati perché dovremo cambiarlo in fase editoriale. Cioè l'editore vuole mettere la sua... Ma guarda che non è così solo per me, è per tutti gli scrittori. E per tutti gli scrittori. Ecco, siccome io sono un po' troppo avanti con gli anni per essere tanto maleabile, mi sono un po' stufato di questa faccenda qui. Quindi se scriverò qualcosa, forse lo farò a livello privato. Cioè, magari pubblicherò autopubblicazioni, che ne so, roba del genere, in modo da girare questi vincoli che sono un po' pesanti. Diciamo. Io ti ringrazio per aver detto questa cosa, perché comunque... I colleghi scrittori la capiranno molto bene. Ma magari tanti lo pensano ma non lo dicono, invece tu comunque hai voluto... Non ho nulla da perdere, quindi... Ed è, lo trovo una cosa comunque sincera e mi fa piacere. Scusatemi, sbaglio o è una missione di voler uscire dal politicamente corretto? Domanda stupida, certo. La mia, proprio perché non se ne può più di queste cose, almeno dal mio punto di vista. Guarda, ho sentito, ho parlato e ho letto di diversi scrittori che lamentavano tutti la stessa cosa. Nessuno l'ha fatto pubblicamente, che io sappia. Nessuno ha osato dire pubblicamente, signori editori, rompete le scatole. Cioè, a volte cambiate, sì, ma è vero. Cioè, cambiate certe cose che poi sono essenziali in un romanzo. Cioè, se lo scrittore ha deciso così, vuol dire che sentiva così. O ve le sentite di pubblicare o lo rifiutate il libro. Non state lì a cazzeggiare poi... Ma cambiamo questo, cambiamo altro, perché sennò non è politicamente corretto. Questo politicamente corretto ci distruggerà tutti, editoria a parte, siamo veramente nel pieno. Speriamo di quando sai si tocca il fondo, poi solitamente a un certo punto c'è la risalita. Noi speriamo in questo, perché sul fondo ci siamo già arrivati, quindi dovremmo essere, mi auguro, alla parte migliorativa. Va bene, Damiano, è stato un grande piacere averti qui con noi, complimenti per il tuo nuovo libro, ma anche per i precedenti. Noi ovviamente consigliamo la lettura e l'acquisto, e lo ripetiamo, L'inizio della notte, un romanzo sul futuro. Leo Cotea, editore per Real Team TV, Damiano Leone. Grazie Damiano, è stato un piacere, alla prossima. Grazie mille. Grazie Maurizio, grazie mille. Ciao a tutti.